Difesa Fortitudo, adesso la nostra visuale viene invasa da ragazzini che però fortunatamente ci consentono di riuscire a vedere ugualmente ciò che accade in campo e ci consentono di vedere Robert Fultz che sta viaggiando a 4 punti e 2 rimbalzi di media in 14 minuti di utilizzo, fa 2 su 2 e riporta la situazione in perfetta parità. Cinciarini si fa beffe di Totè, lo batte con una finta di corpo meraviglioso, che ha ancora bisogno di ritrovare il ritmo partita, anche se per ora non è riuscito a sbloccarsi. Amici, la rimessa non facile va da Fultz, che ci prova subito appena rientrato in campo e va subito a realizzare one man show nell'ultimo minuto. Alla nostra destra F87 di Monteveglio, i ragazzi della Fossa, i ragazzi degli Unici ci sono tutti e sappiamo che ce ne sono tanti anche a casa che ci stanno seguendo e che purtroppo non possono essere presenti, e come sempre salutiamo. Palla strepitosa, infatti è sbagliato, c'è Mancinelli a rimbalzo, corre Rosselli, subito Fultz, ancora una bella palla per Pini che ribalta lato per Amici che torna da Robert Fultz, richiama lo schema, palleggia ancora, bella palla per Pini, Rosselli, grande circolazione, Amici dall'angolo, da tre, anche Alessandro Amici! Diretta, poi il secondo è quello del fallo tecnico, fa uno su due dalla lunetta Verona che va ancora a zona, ma Italiano la batte con la tripla! Mancinelli è andato subito verso l'arbitro che aveva fischiato fallo tecnico, ma Mancinelli, lo ripeto, stava applaudendo i suoi tifosi. Il colloquio è stato molto breve, ho visto l'arbitro mentre Nazareno, Italiano mentre la tripla del più 22. Quarto punto, secondo canestro dal campo. Verona ha dimezzato lo svantaggio da meno 20 a meno 10, ci prova ancora con la zona, McKamey da 3, McKamey da 3, Demetri McKamey si sblocca. Questo è un errore che può pesare sicuramente nell'economia del match, Verona sembra molto stanca e anche un po' demotivata. 51 punti soltanto lasciati dalla Fortitudo che qui costruisce un superlativo tiro.